Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso contempliamo Maria incoronata Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per l'acquisto delle sante indulgenze, per il Papa e per la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria, Regina della Pace, Lodi a pagina 33.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a te, Signore, Re di eterna gloria. Preghiamo. Dio mirabile, per la bontà senza fine, che hai restaurato l'umanità decaduta e l'hai riportata alla vita di grazia col sacrificio purissimo di Cristo Redentore, fa che la famiglia dei credenti perseveri nel canto della tua lode, unita a Gesù, sacerdote della nuova alleanza, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Insegnerò agli erranti le vie del Signore, e i peccatori a te ritorneranno. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insegnerò agli erranti le vie del Signore, e i peccatori a te ritorneranno. Il Signore incorona gli umili di vittoria. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo tutti le sue schiere. Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati, li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola. Monti e voi tutte colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore. Perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. È canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa nei loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, la gloria per tutti i suoi fedeli. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza. Lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra. Lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore incorona gli umili di vittoria. Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre, Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal potere del maligno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Albero santo e nobile, croce di Cristo, tronco su tutti amabile, dolce è il tuo frutto. Piega i tuoi rami, mitiga la ruvidezza. Il tuo legno sia morbido al re che muore. Tu presenti la vittima che tutti salva. Tu sei del sangue rorida che ci redime. Al Padre, all'Unigenito morto e risorto, e al Paracleto Spirito, salga la lode. Amen. All'unico Signore che è morto in croce per noi e ora vive alla destra del Padre, diciamo la nostra lode. Gesù, unico nome sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sotto Ponzio Pilato hai dato la tua bella testimonianza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che una volta per sempre ti sei offerto in sacrificio per il popolo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei venuto con acqua e sangue, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore ci benedica e ci esaudisca. Amen. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco la serva del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre, in particolare secondo le intenzioni del Papa, dei Vescovi e dell'Apostolato della Preghiera. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Pagina 12. Cristo si è caricato dei nostri mali,
ha preso su di sé le nostre colpe. Ci ha riscattato con il tuo sangue, o Signore, uomini di ogni razza e di ogni lingua, di ogni tribù e nazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamoci peccatori dinanzi alla santità di Dio e chiediamo il suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella morte in croce del tuo Figlio ci liberi dal potere del maligno, concedi ai tuoi fedeli di partecipare alla gloria di Cristo risorto, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Del Signore. Lettura del libro di Giobbe. In quei giorni Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenchi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto cose di me rette come il mio servo Giobbe. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Naamà andarono e fecero come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. Giunga il mio grido davanti a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua parola. Venga davanti a te la mia supplica, liberami secondo la tua promessa. Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi decreti. La mia lingua canti la tua promessa, perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. Che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Mi sono perso come pecora smarrita. Cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi. Lettura del libro di Tobia. In quei giorni Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele,
davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare ciò che è giusto davanti a lui, allora egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del Cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Maledetti tutti quelli che ti insultano, maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore nei secoli. Beati coloro che ti amano. Beati coloro che esulteranno per la tua pace. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure. Gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza, per vedere la tua gloria e dare lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno Alleluia, benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Parola di Dio. Grazie a Dio. Cristo, Re di eterna gloria, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore. I Vangeli di questi giorni ci avvicinano ai giorni cruciali della passione, della morte e della risurrezione di Gesù. Oggi è il giorno in cui il Vangelo ci ricorda il tradimento di Giuda. Ma oggi nella nostra comunità facciamo memoria del patriarca Paolo Angelo Ballerini. Allora ricordiamo alcune date, alcuni momenti salienti della sua esistenza. Nato il 14 settembre del 1814, 210 anni fa, arcivescovo di Milano dal 1859 al 1867, quasi 8 anni. Poi dal 1868 vive a Seregno, abitando prima nell'attuale via La Marmora, poi nell'attuale via Cavour. A Seregno vive in maniera molto semplice, umile, per molto tempo con la sua mamma, una donna forte, una donna esigente. E in questi quasi 30 anni di vita seregnese, molti sono i momenti nei quali solennemente benedice la vita di questa città, benedice l'ospedale, inaugura il santuario dei Vignoli, fa costruire il monastero di via Stefano e accoglie le suore dell'adorazione perpetua, che non sono la congregazione che adesso è il monastero, ma una precedente. Consacra questa chiesa prepositurale, inaugura l'abbazia benedettina e muore il 27 marzo 1897, cioè 127 anni fa. Possiamo rintracciare nella vita travagliata di questo uomo, di questo vescovo, i segni di un rifiuto, di una persecuzione, potremmo dire di una passione, di una sofferenza che lo ha purificato e lo ha avviato sul sentiero della perfezione cristiana. Beati voi che avete perseverato con me nelle prove, dice Gesù ai suoi apostoli. E allora possiamo riferire, certo, questa parola a tutti coloro che per la fede nel nome di Cristo hanno patito persecuzione, incomprensioni, rifiuti. Abbiamo ricordato domenica i missionari martiri, come facciamo ogni anno il 24 di marzo. Ecco, possiamo mettere dentro in questa passione, anche se non cruenta, anche il nostro patriarca Ballerini. Da questi cristiani coraggiosi, come dal nostro patriarca, noi possiamo e dobbiamo prendere esempio di fede, di umiltà, di pazienza, quella carità che tutto scusa e perdona. E dobbiamo ringraziare il Signore perché in queste persone ci dà esempio luminoso di vita. Attraverso di loro ci dà aiuto e consolazione nel cammino non sempre facile della nostra esistenza di credenti. Preghiamo allora con fiducia, con devozione il nostro patriarca perché continui a intercedere e a benedire la nostra città, anche e soprattutto nei tempi più oscuri, nei tempi di smarrimento, nei tempi difficili, nei tempi nei quali
desideriamo con tutto il cuore la pace, che purtroppo non c'è in questo momento, in questo periodo della storia travagliata del nostro mondo. Guardiamo oggi a queste poche righe di Vangelo con il desiderio di riflettere su noi stessi, sulle volte in cui abbiamo tradito il Signore, abbiamo consegnato il Signore per pochi soldi, per poco denaro, abbiamo tradito il suo amore infinito. Però sentiamo, risentiamo quella parola che mi piace tanto ripetere di Don Primo Mazzolari, nostro fratello Giuda. Ecco, preghiamo per tutti coloro che non hanno la forza di superare tentazioni grandi e finiscono col tradire il Signore. Il Signore ha uno sguardo d'amore, di attenzione, di misericordia per tutti. Così sia. Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce alla salvezza. Egli morì per noi lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati, perché morendo alla colpa risorgessimo alla vita di grazia. Affidiamo al Signore le nostre preghiere e invocazioni. Ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Dona alla tua Chiesa di restare accanto a tutti coloro che si interrogano sulle vicende dolorose della propria vita, per aiutare ciascuno a ritrovare il segno della tua presenza e della tua misericordia. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre. Sostieni la fede di coloro che nella prova si sentono oppressi e dona a tutti noi la capacità di essere solidali e disponibili al sostegno fraterno. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Fa che ci prepariamo a vivere i misteri pasquali con spirito di fede, ritrovando nella tua passione e morte il fondamento della nostra speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Signore Gesù, tu ci hai detto: io sono la risurrezione e la vita. Accogli con la tua benevolenza il sacerdote defunto patriarca Paolo Angelo Ballerini, tu che nella Chiesa l'hai chiamato a esercitare il ministero presbiterale. Rendilo ora partecipe della liturgia del cielo. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Noi imploriamo, Padre, la tua misericordia sul tuo servo Paolo Angelo, che fu vescovo di questa chiesa ambrosiana. Fa che raggiunga il possesso beato della verità eterna, di cui è stato fedele maestro al tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Scambiamoci il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Accetta, o Dio eterno, la nostra offerta e donaci di rivivere nella verità del nostro mondo interiore il mistero della passione che in questa celebrazione rinnoviamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo disegno di ineffabile misericordia, con gli angeli e con i santi, eleviamo a te con gioia l'inno di lode. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, San Giovanni Paolo II e tutti i nostri santi intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre,
Questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non chiudere la tua porta, anche se ho fatto tardi, non chiudere la tua porta, sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto, apri, Signore pietoso, accoglimi al tuo convito. Donami il Padre del Regno. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Thank you.
Gli occhi del Signore non abbandonano chi lo ama e chi spera nella sua bontà. Egli ascolta il lamento del prigioniero, per il mistero della sua morte dona libertà e vita. Preghiamo. Apri le braccia della tua misericordia, o Padre, ad accogliere il nostro Vescovo Patriarca Paolo Angelo per questo sacrificio di lode. Dona al tuo servo fedele, che ha sperato in te e ti ha testimoniato davanti agli uomini, la comunione eterna con tutti i santi vescovi nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Veneriamo ora la sepoltura del Patriarca. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. O Dio che, chiamando al ministero episcopale, il tuo servo Paolo Angelo lo hai annoverato tra quelli che nella Chiesa succedono agli apostoli, donagli di partecipare con loro alla gloria del tuo regno eterno, per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Questo nostro fratello vescovo e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposino in pace.